Amiche mie, le amiche di Ade Gabri, le ragazze e i ragazzi di Ade Gabri. Oggi mi rilasso insieme a voi. Ho chiuso il negozio per una decina di giorni, così non faccio lavori, non faccio niente, non mi sono portata nessun lavoro a casa e sono venuta soltanto per fare i tutorial, perché sennò avrei dovuto portarmi tutte le macchinette da cucire e col portarle a destra e a sinistra, poi quelle si ribaltano, si rovinano e è meglio venire qua, tanto casa mia è vicina. Allora, ragazze, siccome sono state tante le richieste di fare degli abiti per i bambini, sia maschi che femmine, e io non avevo dei modellini perché ancora non ho i nipoti. E me li sono fatti, mi sono fatta prestare un completino da un'amica. Perché ci ho pensato che quando, sposa giovane tanto tempo fa, e i bambini crescevano a vista d'occhio, avevo sempre questo assillo e adesso devo comprare il pantaloncino, adesso devo comprare. E allora cominciai ad inciaffarli da me. Sia i vestiti che le maglie, qualsiasi cosa per aiutare la famiglia per dare un aiuto dentro casa, no? E così dovete fare voi, perciò nonne, zie, che avete la macchina da cucire, cucite i vestiti ai vostri nipoti, ai parenti, ai piccoli, ai bambini, che crescono a vista d'occhio, e aiutate così i vostri cari, le vostre care, le mamme, gli date una mano, ok? Perché stiamo in una situazione economica con questa pandemia. Ho detto, come posso aiutare queste mamme? Facendogli vedere che con dei piccoli pezzi di stoffa, anche di riciclo. Io perché adesso li avevo qui dentro, se no ho una marea di stoffa di pantaloni dei miei figli, che sono magari di lino, o le camicie, prendevo quelli e vi facevo vedere che tagliando potete prendere benissimo gli abiti vostri per le bambine e gli abiti dismessi che non vi stanno bene più e gli abiti delle camicie, i pantaloni di vostro marito. Per i bambini, per i maschietti. Ok, vado subito alla dimostrazione pratica. Questo è il completino che mi ha dato la signora, il pantaloncino e la maglietta. Io ho queste stoffe, il pantalone lo voglio fare a quadri, la camicetta la facciamo bianca e poi ho questo pile e ci farò un giubbettino, un pile con il cappuccio, ok? I colori sono ben abbinati. Andiamo. Per prima cosa noi facciamo i pantaloncini, eccoli qui. Ecco che cosa vi voglio dire. L'unica cosa che dovete fare, se il modello che voi prendete è piccolo, si è accorciato, è diventato più stretto, voi lo allargate, prendete la circonferenza fianchi del vostro bimbo e controllate di quanto dovete allargare questo pantalone. Mi capite? Praticamente, per allargare il pantalone, voi lo avete allargato un po' dappertutto. Adesso vi faccio vedere, sia di lunghezza, però voi controllate sempre la circonferenza fianchi, che è la circonferenza magica, come dico io. Prendiamo la nostra stoffa, che qua ce ne sta montagne. Queste sono le cimose, ok? E la vado a
mettere con il dritto filo, perché quando la cimosa è messa per così, vuol dire che la stiamo lavorando a dritto filo. Lo pieghiamo, pieghiamo la stoffa. E ci appoggiamo il nostro pantaloncino. Dato che noi lo dobbiamo fare più largo, abbondiamo con la nostra stoffa. Semplice. Mettiamo la dritta. Poi noi qui abbiamo il riferimento, il nostro quadretto, perciò andiamo dritte per forza. Vedete, seguiamo un quadretto. Allora, eccolo qui. Noi qui, vedete, qua ci ha messo l'elastico, è pure troppo alto per un bimbetto così piccolo, secondo me. Io ho preso il cavallo, guardatelo. Lo vedete? Se voi impiegate a metà il pantaloncino del vostro bimbo, vedete che sul davanti, questo è il davanti, è più corto, lo vedete? E il dietro è più lungo. Noi tagliamo il dietro del pantaloncino, così. Ecco qui. Posizioniamo bene. Qui lo posizioniamo in modo che questo poi ribattuto, vedete, risulti uguale al nostro pantaloncino. Perciò spostiamo un po' di giù, tanto la stoffa noi ce l'abbiamo. Mettiamo il pantalone a dritto filo, nel senso la metà del pantalone è questa, guardate, vedete com'è dritto così? Eccolo, perciò. Poi ci abbiamo pure il quadretto, una vera figata. Prendiamo il gesso, lo aumentiamo, il gessetto, aumentiamo le misure. Stava qui sopra e mo' è sparito. Sai che è? Mo' prendi il gessetto dei bambini delle lavagne. Va benissimo lo stesso, raga. Anzi, si vede ancora di più il segno. Allora, vedete qui la circonferenza vita restringe perché ci ha messo l'elastico. Noi invece allarghiamo di un paio di centimetri, abbiamo detto, no? E andiamo su. Scendiamo sempre dritto e allunghiamo pure il pantalone, dato che dobbiamo fare pure l'orlo. Noi facciamo 2 cm, lo allunghiamo, ok, ne mettiamo 4 perché ci dobbiamo fare l'orlo. Ecco qua, vedete come disegna bene il gessetto. Perciò voi avete il gessetto dei vostri figli e con quello andiamo oltre. Guardate, segniamo sempre i nostri 2 cm perché noi ci allarghiamo e ci alziamo pure un pochetto sul cavallo, no? Seguiamo la linea del nostro pantalone base. Oh, qui. Però qui ci dobbiamo riallargare, perché qua ok, il cavallo lo arrotondiamo come sta qui, però qui restringe con l'elastico e allora noi dopo dobbiamo riaddrizzarci, perciò sempre i nostri 2 cm e vado su. Guardate, io ho già disegnato il mio pantalone. E lo taglio sopra al segno che già ho fatto. Così dovete fare voi.
Dici come si fanno i grembiuli? In questo modo. Prendete un vecchio grembiule dei vostri figli, comprate il quadrettino a poco prezzo di stoffa di puro cotone, che è sempre meglio di quello che si... vabbè, che si vende. Eccolo, guardate, ripiegato così. Noi abbiamo il pantalone più largo. È già pronto. Allora, questo, no, questo è il nostro dietro, giusto? Noi adesso facciamo il davanti. Perciò rimettiamo in linea la nostra stoffa del quadretto. Così. Ci mettiamo una spilletta e ci riposizioniamo il nostro pezzo. Voi mi direte perché non l'hai doppiato subito? Perché qui questo è il cavallo, quello del dietro. Noi adesso dobbiamo andare a fare il davanti, che è più corto. Lo vedete? Dobbiamo risalire. Risalire, noi vediamo qui, no? Qua sono 2 centimetri, quasi. Più 2 centimetri noi l'abbiamo allargati, perciò noi dobbiamo risalire 3 centimetri. 4 centimetri. Perciò posizioniamo bene la nostra stoffa. Così. Poi pieghiamo per i nostri, così, no? 3 centimetri, ok, il cavallo, 3 centimetri, 4 centimetri deve andare così. Mi capite? Ci mettiamo una spilla. Così, in questo modo potete fare pure i pantaloni da grandi, i nostri per una felpa, una tuta. Cioè, per stare un pantalone, per stare dentro casa, prendete un vostro pantalone. Eccolo, guardate. Sono risalita dei miei 4. Vamos! Pure qua sopra. Spostiamo queste forbici, proprio quelle che non cosano. Ecco, vedete? Quando cuciamo il cavallo è perfetto. Allora, prima di cucire i cavalli, io ho pensato di metterci una piccola tasca, no? Per dargli un tocco in più a questo. Dato che ci è avanzato la striscia, quando ci è voluto di stoffa? Una stupidata, ragazze. Andate ai mercati, lì ci stanno le stoffe a peso, 1 euro, i puro cotoni. Questo è il cotone, l'ho pagato pochissimo. Fatevi dare le macchinette alle nonne, alle zie, alle mamme. La macchina da cucire dentro casa è la cosa più importante per una donna. Ok, ci facciamo una tasca. Come ce la facciamo la tasca? Facciamola in doppio, così è meglio. Prendiamo e tagliamo approssimativamente.
togliamo le cimose. O la possiamo mettere di lato così. Sì, quasi quasi, è più carina, va. Ok, ragazzi, andiamo a cucire i cavalli e poi assembliamo il pantalone. Andiamo. Ecco, cuciamo. Adesso li vado a passare sulla mia tacchia a cuci. Chi non ce l'ha, zig zag, ok? Cuciti i cavalli e surfilati con la taglia e cuci. Dopodiché noi posizioniamo bene, ecco che intendevo dire io. Dal cavallo andiamo verso la, perché il molte sul come si chiama, sul tutorial del pantalone da grande non ha capito come fare. Io inizio, metto bene i due cavalli, così. E poi verso la gamba, destra e sinistra, e cucio. Pareggio gli orli. Ecco, adesso ce l'ho ben messi e vado. Raga, queste con mezz'ora fate un paio di pantaloni. 0 lire. Vado a surfilare. Adesso andiamo ad unire il lato del pantalone, un lato del pantalone. Lo rifiniamo e poi ci mettiamo la tasca prima di chiuderlo da quest'altro lato, perché adesso vi faccio vedere che in quel modo è più facile da lavorare. Okay, vedete, io ho cucito un lato del pantalone e quest'altro è aperto. Adesso io ho fatto una tasca di 18 centimetri per 14. La voglio doppiare però, perché è meglio, mi rimane meglio la tasca doppiata, è più bella. Perciò io, questa è la bocca della tasca, la lascio aperta qui sopra per ribatterla, ok? Mi ci sto divertendo con queste cose, raga. Ho finito a fare i lavori con delle coperte, delle cose. Mamma, che lavoracci. E questo non mi sembra vero. Una tensione. Ok. La ribatto. Ok, vedete la bocca della tasca? Io me la chiudo con una cucitura partendo da qui. Poi la vado a unire sul lato.
Ecco qui. Sul davanti del nostro pantaloncino. Ecco, lo mettiamo di lato così, prendiamo la metà. La mettiamo a una certa altezza perché qui noi dobbiamo ribattere il pantalone per mettere l'elastico, giusto? Qui ci dobbiamo fare l'orlo, perciò ci diamo una regolata. Questa è la nostra metà, mettiamo le spille e ci facciamo questo tascone importante, carino. Che adesso vado a cucire togliendo il pezzo qua, perché sennò come gira? Così. Tutte le macchine hanno questa possibilità, di togliere il pezzo. Non è che dici, oh, la mia fa solo lo zigzag. No, no, anche se fa lo zigzag, questa si leva. Già avete scuse. Andiamo. Mettiamo bene, con calma. Possiamo girare bene. Piano piano. Ok, avete capito? Finisco tutta la tasca. Ok, ragazze, mi è venuto in mente di farci una patta, no? Per chiuderla. Perciò voi dovete prendere, considerando le cuciture, la l'ampiezza della tasca più la cucitura, e poi la patta deve essere più larga, perché vedete, deve prendere almeno di un centimetro di qua e uno di là la nostra tasca. Cioè adesso la rifilo un pochino. Sono venuta a trovarmi delle signore che mi seguono su YouTube. Ecco qui, vedete? Bene, andiamo a cucire. Eccola qui la patta, la ribatto così. E adesso la vado a rifinire o con lo zigzag qui o con la taglia e cuci. Ok, vedete? La cucio proprio sopra alla nostra tasca, guardate, vado dietro. Ok, prima di ribatterla, di farci una cucitura qui sopra, io adesso ci vado a fare l'asola. Guardate, vedete come viene? Così, no? Qui vado a fare una cucitura per appiattire la mia patta, ok? Però prima io vado a fare l'asola. Vado. Piedino dell'asola, andiamo! Pronto? Pronto l'asola? Su tutte le macchine c'è l'asola, anche quelle che costano 100 euro, perché io ce n'ho una a casa, 100 euro la Vigorelli, e fa le asole. Dopodiché togliamo il piedino, eccolo, tiriamo su,
ci rimettiamo, poi rimettiamo tutto in ordine, quello suo, rimettiamo a cucitura dritta e facciamo l'impuntura sulla nostra patta. Ok, uno. A filo. Poi ci attacchiamo il bottone e la tasca è pronta. Sto cucendo il bottone. Ho trovato lo stesso verde di legno carino. Adesso la tagliata. Ah, il mio pollice ogni tanto parte. Guardate, devo allargare un po' l'asola che non l'ho tagliata bene. Se sforzo tanto mi arriva, sta partendo, raga. Ecco la tasca di lato al pantalone. Adesso che cosa facciamo? Rimettiamo tutto al rovescio, chiudiamo l'altra parte, facciamo l'orlo, poi dopo ribattiamo qui per mettere l'elastico ed è fatto il pantalone. Sto facendo l'orlo ai pantaloni. Ho chiuso il lato. Queste signore mi hanno detto: ma mi hanno fatto vedere i loro lavori, ma tu sei veloce! Dico sì, metto sempre in pausa. Oh. Batman! Raga. Ok, finisco. Ok, ragazzi, vedete, questa è la cinta. Io adesso ho notato che qui non mi si è finito l'elastico, quello più largo, perché sennò c'è anche un altro modo di mettere l'elastico. Però col senno di poi è meglio metterlo come sto facendo io. Perché? Perché noi poi, se lo trapuntiamo qui, poi lo ribattiamo, quello rimane bloccato. Se l'elastico che noi andiamo a mettere prendendo la circonferenza della vita del bambino è troppo stretto o troppo largo, poi dopo non possiamo stringerlo. Invece in questo modo che adesso vi mostrerò, lo possiamo benissimo stringere o allargare, capite? Allora noi che cosa facciamo? Io ho rimesso il pezzo dei nostri 4 centimetri più quel pezzetto che andrò a ribattere così, no? Perciò in tutto sono 5. Il mio elastico è piccolo, è basso. Allora io che cosa faccio? Creo una cucitura a 1,5 centimetri dal bordo, così, in modo che poi quando andrò a mettere l'elastico mi crea come una sorta di riccetto sulla base superiore dei nostri pantaloni. Allora, come potete vedere, troviamo subito da rimediare a una mancanza come quella dell'elastico più alto. Basta pensarci un po' e creiamo una cosina carina, sfiziosa. Va bene? Ok, faccio la mia cucitura tutto intorno al pantalone. Cucitura fatta sopra, vedete? Adesso io ribatto per rifinire il mio girovita così.
Vado a rifinire ulteriormente questa mia cintura. Allora ragazze, l'ho bloccata, vedete? Ci lascio un pezzettino per poi andare a infilare la mia il mio elastico. Però io se lo metto qui l'elastico mi sballonzola perché è piccolino. Allora faccio un'altra ulteriore cucitura, come le chiamo io. E poi, capito? Così. Quanto è grande l'elastichino? Ecco, è bassetto. Bene. Allora, noi prendiamo questa distanza. Gli diamo, diciamo, un mezzo centimetro di qua, dalla prima cucitura, mezza di là, e poi noi ci infiliamo lì in mezzo la nostra... il nostro elastichetto. Ecco, perciò cuciture sopra, quella finale che blocca il tutto, e poi una centrale per far in modo che noi creiamo una specie di passante per metterci il nostro elastichino, che così non va sballonzolando a destra e a sinistra, perché è più basso della nostra cintura. Vado, eccolo, lo vedete? Prima cucitura, io tra la prima cucitura e la seconda si è formato una specie di passante. Così, se noi vogliamo mettergli una magliettina dentro al pantalone, viene una cosa caruccia. Ok, avete capito. Ok ragazze, c'ho questo trenino adesivo, ce lo metto di lato, così, con il ferro a caldo, e poi io ce lo cucio a mano, perché a me sta roba a caldo non è che mi garbi molto. Quanto tempo bisognerà metterlo così? Se faceva prima a cucirlo, raga, vediamo un po'. Insomma, ai. Ok, stiriamo il nostro pantaloncino, adesso poi ve lo mostro. Cavallo, il cucitore dei cavalli. Guardate come è venuto caruccio sto pantaloncino. I lati, vedete? Eccolo, adesso ve lo mostro. Vedete, il cavallo dietro è più lungo di quello davanti. Aspettate che tolgo tutto. Guardate che amore di pantaloncino, raga. Vedete l'arricciatura come viene fatta? Prima cucitura, seconda cucitura, terza cucitura per bloccare la nostra cinta. Guardate, con il tascone, guardate che carino, col nostro bottoncino, l'ho trovato proprio in tinta. Ci mettiamo... Non è un amore? Ok, ragazzi.
La prossima volta facciamo la camicia con il cotone, col puro cotone che ho, facciamo una casacchina da abbinare qui sopra e poi magari ci facciamo delle rifiniture con questo quadrettino, ok? E poi sopra, la volta dopo, facciamo il pile con il cappuccio. Ah, questa è la camicia che abbiamo fatto insieme e la collana. Che abbiamo fatto perché poi dopo me lo chiedete, l'ho fatta con la camicia di mio marito che lui non usava più, non metteva più, e ho realizzato questa blusa, ve la ricordate? Eccola qui, la blusa fatta con la camicia di mio marito, e poi c'era rimasto sto pezzetto di stoffa e ci ho fatto la collana. Gli orecchini li ho regalati a una di voi signore che è venuta a trovarmi. Mettete mi piace, condividete, fatemi la pubblicità, iscrivetevi, fatevi suonare la campanella che vi dice che ho fatto un nuovo tutorial. E comunque l'iscrizione è importante perché poi voi, quando volete andare a guardare o a cercare un mio tutorial, cliccate sulle vostre iscrizioni. Io sono iscritta a miliardi di parti. Che mi piace, a me piace guardare, mi piace le signore, le persone che creano, è una passione quella, c'è sempre da imparare, perciò mi iscrivo dappertutto, per le ricette di cucina, di pittura, di arte, di cucito, di maglie, di uncinetto. Allora, amiche mie, iscrivetevi. E fate suonare la campanella, così ritrovate tutti i miei tutorial. Ciao!